E c'era questa cosa che ti dicevo interessante, no? Che non in tutto il mondo, in buona parte del mondo, il mondo anglosassone quantomeno, puoi fare psicoterapia anche se sei solo un social worker o addirittura un infermiere, non so, ostetrice, però se insegnano a fare questo. Però è interessante perché poi ti fa vedere la dicotomia tra la pratica e la teoria, che da una parte la trovo interessante, cioè Steve Scheser era un social worker, però Steve Scheser era anche un pensatore eccezionale, un filosofo, però non sono tutti Steve Scheser. E la parte che ho visto mancare a volte è, a mio personalissimo parere, la gestione della complessità che ti dà una formazione universitaria o più approfondita, cioè proprio un certo tipo di formazione universitaria, perché ostetrice parliamo comunque di università, filosofia, come dicevi prima che insegni, ti dà comunque un'università. Psicologia però ti dà una gestione della complessità, se vogliamo usare un termine a noi caro, una gestione dei sistemi, una gestione sistemica che a mio parere manca in percorsi diversi. Manca anche, boh, che non me ne vogliano i medici, ma manca anche a medicina. Il fatto che i medici possano fare psicoterapia come gli psicologi, sì, ma dovrebbero essere fatte le dovute differenze, ma non per cattiveria, ma per semplicemente sono due percorsi di studio talmente diversi che lo psicoterapeuta psicologo faccio fatica a equipararlo allo psicoterapeuta medico. Uno è meglio, uno è peggio, sono diversi. Sì, sono d'accordo. Ora, cioè, credo che viviamo questa fondamentale ambivalenza che la psicoterapia per certi aspetti è un intervento clinico, ma insomma, sappiamo che non è solo quello, quindi è anche comunque uno strumento di cambiamento che va al di là della clinica. E insomma, viviamo in questa ambivalenza. Quindi, se lo consideriamo uno strumento clinico, ecco, chiaramente i medici ci mettono il cappello sopra perché la clinica è la loro. Chiaramente chi non ha, ecco, una specializzazione di tipo clinico, come la psicologia, ecco, non dovrebbe poterla fare, però sappiamo che in realtà, soprattutto la strategica, ecco, nasce come la psicoterapia nasce come leva per produrre un cambiamento, quindi avrebbe anche senso che la possano usare altri, e soprattutto la strategica cerca proprio tra virgolette nel suo DNA questa visione più ampia. E però ecco, poi nella società ciò che è clinico, quindi, ha un suo canale privilegiato, differente da ciò che non lo è. Quindi poi in Italia c'è sempre stata questa netta dicotomia, la psicoterapia è clinica e quindi la possono fare solo i clinici. All'estero sono meno, come dire, hanno meno questa impostazione, quindi insomma fanno gli infermieri, gli assistenti sociali, che secondo me insomma, può avere un suo fondamento, ecco, soprattutto se l'interpretano in senso non clinico, quindi dal mio punto di vista avrebbe senso che costoro facciano psicoterapia intesa come attività, come processo volto a produrre un cambiamento, non di quadri clinicamente significativi. C'è in un bel libro di Ison George Ratner che si chiama Brief Coaching. Loro sono i padri fondatori del Brief. Attualmente, per quanto riguarda la terapia solution focus, sono non so se i migliori, ma tra i migliori al mondo. E in questo libro, Brief Coaching, loro iniziano proprio dicendo: guardate, non è qui. Parliamo di coaching, ma in realtà il metodo è identico a quello che utilizziamo in ambito clinico. La differenza la fa appunto l'ambito, il contesto, nel senso che qui presenteremo casi aziendali, professionali, liberi professionisti, eccetera. Se questo libro l'avessimo scritto invece, adesso che è una chiamata Brief Psychotherapy, avremmo parlato di ossessioni, manie, schizofrenia, eccetera, ma il metodo rimane identico. Ecco, forse quello che cambia, questa è una mia aggiunta, è proprio quella gestione della complessità, nel senso che
o gestione della differenza di contesto, non so come chiamarla, nel senso che se lavori con problematiche di tipo personale aziendale, ti trovi di fronte a certe situazioni a gestire, se ti trovi, stai con situazioni cliniche, te ne trovi altre da gestire, e lì forse psicologia ti dà una differenza che altre facoltà non ti danno. E tu parli di una cosa simile, così entriamo nel vivo, anche in questo libro, che è bello, Fabio, è un bel libro. Ti posso fare una confessione? Forse te l'avevo già detta. Quando tu mi hai regalato questo libro, l'ho preso con piacere, dentro di me ho pensato, no, un altro libro! Io ho una pila di libri da leggere sul mio computer, dicevo, mamma mia! E quindi sono molto selettivo con i libri, ma non peraltro per una questione di tempo, veramente, mi manca il tempo per leggere tutti i libri che vorrei. Quindi ho un altro libro da leggere, mamma mia! Poi stavo leggendo, non mi ricordo cosa, dove, prendiamoci una pausa, leggiamo un libro di Fabio, anche solo, te lo dico proprio trasparentemente, anche solo per una questione di cortesia, non sapevo di che cosa parlassero, quindi non avevo proprio idea di cosa trovarmi, non ho mai letto nulla di tuo prima di questo. Ma cioè, un libro che mi prendesse così tanto, un libro di psicologia, di psicoterapia, che mi prendesse così tanto, era tempo che non mi capitava e sono comunque pochi. Penso a Sid Chaser, a Paul Watzlawick, a Erickson, no? Non per metterti, no, che magari uno si sente anche, no, bandino, però il grado di coinvolgimento che ho ricevuto nel leggere questo libro è stato per me pari a quello di libri simili. E peraltro mi sembra anche di capire che non devo essere stato l'unico, perché ho letto che hai doppiato, nel senso che l'editore ha ristampato, cosa per nulla scontata, anche perché tu mi dicevi tu. Non sei social, non sei uno che sta lì e promuove il libro, così, e quindi vuol dire che è proprio quello il contenuto che ha fatto più bravo, cioè complimenti, sono contento, sai che lo consigliamo anche gli studenti della nostra scuola, sono contento. E tu qui, scusa, per ricondurmi a quello che dicevo, alla domanda, parlavi, no, della differenza tra, c'era proprio la psicoterapia come terapia, e la psicoterapia come dice, come percorso, eccolo qua, come intervento clinico e come percorso esistenziale. Mi spieghi un po' meglio che cosa intendi? Ah, guarda, per me questo è un pallino che ho, nel senso che in Italia comunque abbiamo questa distinzione, quindi la psicoterapia è stata messa dentro la clinica anche dal punto di vista legislativo, normativo, e quindi gli è stata data questa configurazione, quindi come strumento clinico. Poi io penso che possa essere anche altro, però comunque in Italia ha assunto questa configurazione sociale, culturale e normativa. Ecco, quello che trovo è che poi soprattutto alcuni approcci hanno, come dire, usato la psicoterapia in senso più esistenziale, quindi per dare risposte su questioni che in realtà sono più di tipo filosofico, spirituale, quindi dal mio punto di vista hanno piegato la psicoterapia non solo per rispondere a domande di cambiamento in un clinico, come dicevamo prima, ma addirittura per rispondere a domande che in realtà sarebbero di competenza della filosofia, comunque di una dimensione trascendente, metafisica. Io questo lo trovo dal punto di vista intellettuale una scorrettezza. Perché? Perché, ecco, se la psicoterapia, la psicologia, o comunque una disciplina scientifica, ha dei limiti ben precisi. Allora, da noi è clinica, può essere anche non clinica, comunque è una disciplina scientifica che può rispondere a certe domande e non ad altre. Ecco, se noi usiamo comunque un sapere con l'etichetta scientifica per rispondere a domande che non sono scientifiche, di fatto compiamo un po', come dire, una scorrettezza, perché diamo l'idea che si possa rispondere a quelle domande da un punto di vista, come dire, oggettivo, tra virgolette, tra quattro virgolette, perché poi anche la scienza sappiamo che non è oggettiva, però si dà l'idea che ci possono essere delle risposte più solide di altre. Quindi, ecco, è un po' un giocare, passami il termine, un po' sporco, perché quando siamo nel campo della metafisica, della filosofia, diciamo, anche delle religioni, insomma, davvero tutto vale, ognuno ha il proprio punto di vista. Ecco, se noi ci entriamo con un sapere scientifico, è come se di fatto
introducessimo un grado di oggettività che non è proprio di quei sistemi. Quindi a me questo ha sempre un po' urtato, soprattutto in certi approcci, ecco, questo usare la psicologia per rispondere a domande che sono, devono rimanere di ambito filosofico, spirituale, religioso. Ecco, questo lo trovo una scorrettezza e quindi secondo me un bravo psicologo deve essere capace di dire no a queste domande, io non posso rispondere. E quindi ecco, siccome poi questo è come dire, ciò che distingue la scienza dalla non scienza, ciò che è scientifico ha ben presente le domande a cui può rispondere, a quelle a cui non può rispondere.